Il Ryzen 5 5500 è attualmente uno dei processori migliori per giocare e non solo per la fascia dei 60-70 euro nel mercato dell'usato. In questo video andremo a vedere le prestazioni sia in gioco che in diversi applicativi di produttività e andremo a vedere anche delle alternative sulla stessa fascia di prezzo, andando a confermare se effettivamente è ancora una CPU valida nel 2024. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con questo Ryzen 5 per andare a scoprire se questa CPU di fascia medio-bassa di 2 anni fa è ancora una valida alternativa per chi vuole assemblarsi un computer, comunque rimanendo in un budget abbastanza ristretto, ma senza dover andare a risparmiare troppo poi sulle prestazioni effettive. Ovviamente tutti i dettagli e le specifiche le vedremo fra un attimo, ovviamente anche tutti i test. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale. Detto questo, vi invito anche a iscrivervi i miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per quanto riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per quanto riguarda garanzia e assistenza sempre al top. Mi raccomando, iscrivetevi perché fate un favore a voi e al vostro portafoglio. E infine vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok. Detto questo, direi che ora possiamo iniziare a parlare delle specifiche tecniche di questo Ryzen 5 5500. Uscito ad aprile del 2022 con un prezzo di lancio di 160 dollari, questa CPU andava a colmare una fascia un pochino tralasciata forse da AMD, cioè quella medio-bassa, perché alla fine di Ryzen 3 di ultima generazione ne abbiamo visti veramente pochi e questa CPU, pur avendo ricevuto delle critiche al lancio, era effettivamente una buona alternativa. Ma le differenze ci sono sicuramente rispetto a modelli di fascia un pelo più alta, come il fratello maggiore, sempre Ryzen 5 5600. Sì, nella nomenclatura cambia soltanto una centinaia, però di differenze ci sono e come. E questo forse è anche il motivo per cui al lancio questo Ryzen 5 non era stato recepito proprio benissimo. E adesso andiamo a scoprire perché. Ma partiamo con i punti in comune che hanno queste due CPU. La prima fra tutte è sicuramente l'architettura su cui si basa il core, che in questo caso è la Zen 3, l'ultima a essere sviluppata per il socket AM4. L'altro punto in comune è sicuramente il core count, perché entrambe sono CPU 6 core e 12 thread, e anche come frequenze non siamo troppo distanti, perché in questo caso abbiamo 3,6 GHz di base clock e di boost arriviamo a 4,2 GHz. Il Ryzen 5 5600 dovrebbe essere più o meno in linea, in caso vi lascio qui ecco le specifiche esatte, e entrambe possono fare overclock liberamente. E l'ultima cosa, anche come TDP, abbiamo un TDP per entrambi i processori di 65 watt, ma le analogie finiscono qui perché le differenze ci sono e teoricamente si fanno anche sentire. Oggi vi dico, non andremo a vedere i Ryzen 5 5600 all'opera, anche perché non ne posseggo uno, quindi mi verrebbe difficile testarlo, però vi dico sì, ci sono, anche vedendo magari da recensioni passate, delle differenze dovute principalmente al quantitativo di cache di livello 3 presente nei due processori, perché in questo caso, in quello del 5500, abbiamo solamente 16 MB di cache di livello 3 rispetto ai 32 MB offerti dal fratello maggiore 5600. L'altra differenza è dovuta al PCI Express compatibile, che in questo caso si ferma al 3.0, mentre col 5600 sappiamo essere il 4.0. E queste differenze sono dovute al fatto che in realtà questo Ryzen 5 5500 sarebbe un Ryzen 5 5600G, che per chi non lo sapesse è una CPU con grafica integrata sull'architettura Zen 3. Ora con i Ryzen 7000 e i Ryzen 9000 praticamente tutte le CPU di attuale generazione hanno la grafica integrata. All'epoca invece i Ryzen non avevano tutti la grafica integrata, soltanto i modelli G, e questa cosa però, pur avendo ecco una grafica che non era male alla fine per essere integrata, ovviamente andava ad occupare un po' di spazio all'interno del die, e questo fece sì che AMD fu costretta a tagliare qualcosa all'interno del processore, in questo caso proprio la cache L3.
E quindi però questo Ryzen 5 5005 non ha questa grafica integrata, perché? Perché è sostanzialmente, sono sostanzialmente quelle CPU che magari non erano venute bene, in cui la grafica integrata non funzionava, e quindi AMD l'ha disabilitata completamente e l'ha venduta così com'era. Però in questo modo quindi abbiamo ottenuto un processore che di base ha del silicio all'interno, che è un po' sprecato perché sta lì a non fare niente, però alla fine abbiamo ottenuto anche un processore di fascia molto economica che comunque le prestazioni sue ce l'ha, e lo scopriamo fra pochissimo nei benchmark. Prima però di passare ai test veri e propri, ci tengo a specificarvi la piattaforma dove abbiamo eseguito tutti i benchmark. In questo caso composta dalla scheda madre MSI Tomahawk B550, accompagnata da 32 GB di RAM DDR4, sono le Crucial Ballistics, da 3200 MHz CL16, e abbiamo raffreddato il tutto con il Noctua NHD15. Come scheda video, per andare a vedere fin dove si può spingere questa CPU, abbiamo utilizzato la scheda video più potente attualmente disponibile, cioè la RTX 4090. In questo caso è una customizzazione della Palit, la GameRock, e come alimentatore abbiamo utilizzato un EVGA 1000GQ, un alimentatore 80 Plus Gold semi modulare. Mi pare di aver detto tutto, e ora direi di passare ai benchmark. Iniziando con i test della produttività, abbiamo Cinebench R23. In questo caso il single core è di 1299 punti e il punteggio in multicore invece di 10.697 punti. Niente male. Su Cinebench 2024, più o meno la stessa cosa, si difende bene questo Ryzen 5 con un single core di 84 punti e un multicore di 614 punti. Se passiamo al benchmark di 7-Zip, in compressione facciamo 65.000 GIPS e in decompressione 81.000 GIPS. Anche qui i Ryzen, devo dire, se la cavano molto bene. Su Blender Open Data 4.0, il punteggio combinato delle tre scene è di 140 punti. Niente male, ovviamente, in questo benchmark siamo avvantaggiati se utilizziamo una scheda video. Su Corona Benchmark 1.3 il tempo di rendering della scena è di 130 secondi. Niente male, anche qui come punteggio, come risultato. E se passiamo a un altro benchmark di rendering, su V-Ray, la versione 6, ovviamente lato CPU, facciamo 9490 V-samples come punteggio. Su Geekbench abbiamo single core da 1948 punti e multicore da 8963 punti. Anche qui si vede bene, insomma, come scala questa CPU sui vari core, e devo dire che non è male come punteggio. Su DaVinci Resolve col Puget Benchmark abbiamo un overall score di 2247 punti, e i vari punteggi secondari li vediamo sulla destra. Passando a Control, come primo gioco in Full HD e settaggi di Digital Foundry, abbiamo un frame rate medio di 168 fps, un 1% low davvero alto di 97,8 fps, quindi davvero in questo gioco si difende benissimo questa CPU e ci permette di giocare ad un alto refresh rate anche utilizzando schede così potenti, ovviamente giocando in Full HD, per vedere fin dove riesce ad arrivare questo processore. Alla Wake 2 Full HD DLSS Quality e settaggi di Digital Foundry abbiamo un average frame rate di 144 fps e un 1% low di 106 fps. In questo caso rimane comunque la CPU il fattore limitante, ovviamente andiamo a utilizzare una scheda potente come la 4090. E su Death Stranding in Full HD settaggi maxati abbiamo 143 fps, un 1% low di 116 fps. In questo caso vediamo che comunque la CPU è bella sfruttata, quindi per questo motivo vediamo comunque dei risultati ottimi. Su Fortnite capitolo 5 stagione 3 Full HD e settaggi medi, in questo caso la modalità di gioco rissa a squadre, che è molto potente dal punto di vista della CPU, richiede molte risorse, facciamo un frame rate medio di 135 fps e un 1% low di poco sotto i 60 fps. Passando a Cyberpunk 2077, sempre Full HD, settaggi di hardware unboxed con densità della popolazione al massimo, praticamente molto simili ai settaggi maxati, average frame rate di 73,9 fps e un 1% low di 46. Ovviamente vi ricordo che il test viene eseguito in questa zona del mercato, che è probabilmente la zona più pesante del gioco, quindi ovviamente aspettatevi anche frame rate più alti. Su God of War Full HD settaggi alti abbiamo un frame rate medio di 131,7 fps e un 1% low di 93,5 fps, quindi anche qui in questo gioco riusciamo ad avere un'esperienza ad alto refresh rate senza particolari problemi. E ora direi di passare a un altro titolo molto pesante, cioè The Finals, in questo caso la stagione 3 con in Full HD settaggi medi, con anche ray tracing medio e anche DLSS quality attivo. Riusciamo ad arrivare a 90,8 fps con un 1% low di 55,6 fps in questa mappa della stagione 3, che è la più pesante, e
effettivamente il gioco in generale, essendo basato sull'Unreal Engine 5, veramente molto molto complesso in generale, però possiamo comunque giocare senza particolari problemi. Su Resident Evil 4 Remake, Full HD e priorità alla grafica come preset, facciamo 116 fps di media con un percentuale di 91 fps, quindi anche qui niente male, completamente giocabile in questa che è la modalità mercenari in cui dobbiamo sopravvivere a un'orda di zombie, quindi probabilmente durante il gioco, ecco, avremo anche risultati in frame rate più elevati. Su Counter Strike 2 Full HD come ultimo gioco, settaggi medi senza l'FSR che si abilita quando andiamo a mettere il preset medio, abbiamo un frame rate medio di 187,2 fps e un percentage load di praticamente 100 fps. E ora direi di passare alle considerazioni finali e a quelle che sono le alternative. Ed eccoci qui ragazzi dopo aver visto i benchmark. Che dire, secondo me le prestazioni ci sono di questa CPU, non sono niente male, soprattutto se consideriamo il prezzo a cui possiamo pagare questo processore, che vi dico subito venendo al sodo è attualmente nel mercato dell'usato tra i 60 e i 70 euro, magari se siamo proprio fortunatissimi anche 50, ma alla fine vi devo dire che anche nuova da alcuni store si può trovare ancora e la si trova intorno agli 80-85 euro, quindi alla fine poca differenza. Potrebbe anche convenire andarla a prendere nuova, magari considerando il fatto che poi rimane in garanzia, anche se è difficile andare a rompere un processore, però non si sa mai. Quindi alla fine, anche se andiamo a strapagare 80 euro, secondo me ancora le prestazioni sono più che adeguate e più che sufficienti, soprattutto in gaming, secondo me, perché abbiamo visto, soprattutto grazie ai core dell'architettura Zen 3, delle prestazioni che sono superiori, almeno a memoria, rispetto a un Ryzen 5 3600 che abbiamo testato qui sul canale ormai diversi mesi fa, l'anno scorso, e come numeri mi ricordo, ecco, che eravamo magari in alcuni titoli un po' più in linea, in altri, ecco, questo 5500 si comporta decisamente meglio, quindi anche questo da tenere in considerazione. E l'altra cosa ovviamente è che andando a prendere una CPU, anche risparmiando un pochino su questo socket, ovviamente abbiamo poi possibilità di upgrade a processori più potenti, sia lato multicore che anche come prestazioni in gioco. Primo fra tutti ovviamente i Ryzen 7 5700X3D che abbiamo visto in un video di diverse settimane fa e che vi consiglio, ecco, di recuperare se siete interessati magari poi in futuro per fare diversi upgrade. Per quanto riguarda le alternative, soprattutto sulla stessa fascia di prezzo e più o meno di prestazioni, potremo andare a considerare un'altra piattaforma diversa dalla socket M4, cioè l'LGA 1700. E sì, non sto parlando di un Core i9 con una scheda madre Z790, ovviamente no. Parlo del i5 12400 che, pur non avendo testato qui sul canale, ho avuto modo di provare in passato ed effettivamente è una CPU molto valida e che dovrebbe avere prestazioni non tanto in linea con questo 5500 ma col fratello maggiore 5600. Ovviamente parliamo di un processore che magari su AliExpress possiamo trovare attualmente anche intorno agli 85-90 euro con un po' di fortuna ovviamente, o magari anche su Amazon durante offerte speciali come Prime Days o quant'altro. E a questo prezzo l'Intel Core i5 secondo me è una valida alternativa, validissima alternativa. E quale potrebbe essere il discriminante? Più che altro forse il prezzo della scheda madre, che non è tanto basso secondo me, anche andando a prendere una H610 che è il chipset di fascia più bassa. In quel caso poi avremo veramente pochi upgrade, quindi comunque vi consiglierei di andare a prendere una B760 magari, che però fa sì che andiamo a spendere qualcosina in più. Ma almeno poi volendo potremo fare degli upgrade un pochino più sostanziosi anche da quel punto di vista. Certo è, il tutto poi lo possiamo sempre accompagnare con RAM DDR4, quindi alla fine da quel punto di vista siamo messi abbastanza bene perché il costo è più o meno analogo con quello, ecco, del socket M4, e alla fine potremo avere una configurazione nel complesso più performante e come upgrade simile quantomeno, forse non in termini di qualità-prezzo, quello sì, rispetto a, ecco, quella offerta dal socket M4 con Ryzen 7 5700X3D. C'è da dire ovviamente che se troviamo Ryzen 5 5600 o 5600X allo stesso prezzo di questo 5500, ovviamente ha più senso prendere quelli per il fatto che sono più performanti nel complesso. Di solito però come prezzi, ecco, siamo sopra i 100 euro comunque giù di lì, quindi potrebbe, ecco, avere ancora senso
considerare questo 5500, soprattutto se lo paghiamo sotto i 70 euro usato. Quindi in quel caso, come abbiamo visto oggi, ha ancora tutte le prestazioni, le carte in regola per farvi giocare senza problemi a bene o male tutti i titoli del momento e anche fare diverse applicazioni di produttività senza troppi pensieri. E anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Io come sempre spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando fatemelo sapere con un bel mi piace qua sotto e con un commento su cosa ne pensate di questo Ryzen 5 5500. Prima di concludere ovviamente vi invito a guardare due video che se non avete visto vi consiglio molto di vedere. Il primo è sicuramente quello del Ryzen 7 5700X3D, upgrade praticamente palese per questa CPU, magari in futuro quando i prezzi saranno ancora più bassi e per chi ha comprato questo processore vorrà fare un miglioramento delle prestazioni. L'altro video che vi consiglio invece è quello che riguarda la RTX 3070. Detto questo, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!